Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, buon venerdì, benvenuti nella puntata numero 11 del campionato Master 3.0 con il vostro Postman alla guida della Juve su PES 2021 ed oggi ovviamente la musichetta della UEFA Champions League, perché oggi andiamo a giocare questo clamoroso Juventus-Chelsea, sfida al vertice del gruppo D della UEFA Champions League. Nella prima partita abbiamo battuto abbiamo battuto il Copenaghen, abbiamo avuto il Copenaghen per 2-1, mentre il Chelsea ha battuto il Valencia per 2-0. Ed oggi chiaramente, ragazzi, andiamo a giocare Juventus-Chelsea, la seconda partita del gruppo D della UEFA Champions League. Ma abbiamo una piccola tegola, perché si è fatto male Alvaro Morata. Se andiamo a vedere stato giocatore quando ha preso quella stecca clamorosa, ecco qua, Morata infortunata, starà fuori una settimana. Però non avremo Morata per questa partita. Morata che era andato in gol in quasi tutte le ultime partite, addirittura ieri ha fatto una doppietta contro il Milan, come ricorderete, ma oggi Morata non sarà a disposizione per la Champions. Abbiamo detto tutto, vi dico anche soltanto che domani non ci sarà il campionato Master, che tornerà ovviamente la prossima settimana, perché domani porterò il pronostico PES di Juventus Hellas Verona, in quanto la Juve giocherà in posticipo domenica sera alle ore 20:45, e quindi domani pronostico PES di Juventus Hellas Verona. E adesso andiamo a fare la formazione per questo Juventus-Chelsea, la musichetta della UEFA Champions League che sta per tornare all'Allianz Stadium. Mentre vi saluta Dudu, saluta. Ciao. Saluta Ale. Saluta. Ciao. Se fai la mossa della mano non ti sento, non c'è il video. Vi saluta Franci. Cosmin saluta. No, perché sta incazzato. Allora, formazioni, via. Allora, va bene, bravo Dudu, qui stanno facendo tutti i compiti. Ho fatto la formazione, maglia arancione per questa partita, che però ci avrà i numeri bianchi, quindi lì dovrà metterci mano ovviamente PES 2021. Va bene, bravo Dudu, bravo. E allora ragazzi, è tutto pronto, la musichetta della UEFA Champions League che torna virtualmente a risuonare all'Allianz Stadium, perché poi la prossima settimana ci risuonerà veramente per Juventus Barcellona, ma quella è un'altra storia. E allora è tutto pronto, ragazzi, datemi il 3, 2, 1, via, dai, 2, 1, via, dai. Fratelli e sorelle, e quindi bentornati all'Allianz Stadium, bentornati nella nostra casa Juventus-Chelsea, seconda giornata del gruppo D della UEFA Champions League, ovvero sfida al vertice. Perché? Perché se vogliamo avere ambizioni di vincere il gruppo D della UEFA Champions League dobbiamo necessariamente battere il Chelsea all'Allianz Stadium, la musichetta della UEFA Champions League che poi la prossima settimana veramente tornerà a risuonare tra le nostre mura amiche a casa nostra, perché sarà Juventus Barcellona, ma quella sarà un'altra storia. Il saluto alle squadre, la maglia arancione della Juventus che però, come potete vedere, ha i numeri bianchi. E allora speriamo che Konami corregga questo piccolo dettaglio nei prossimi DLC. Fuori Morata, infortunio, Szczęsny clamorosamente fuori forma, e allora la Juventus che scende in campo esattamente così, con Buffon, Danilo, Bonucci, Chiellini, Quadrado, Arthur, Rabiot, Alessandro, un attimo Dudu, Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Risponde il Chelsea con in porta Cavaliero, 4-3-3, Azpilicueta, Tomori, Rudiger, Chilwell, Ziyech, Jorginho, Kanté, Pedro, Abraham, Pulisic. Questo il 4-3-3 di Frankie Lampard. È tutto pronto, figliuoli, pronti per questa nuova battaglia, nuovo episodio. Poi, come detto, ci fermeremo perché domani pronostico PES di Juventus Hellas Verona. È pronto Ronaldo e inizia allora questo Juventus Chelsea che molto potrà dire per le nostre ambizioni di Champions.
giochiamo contro la squadra che veramente ha fatto mercato in questa ultima sessione, e è una partita che non dobbiamo assolutamente sbagliare. Quadradone, il primo giro palla della Juventus, la palla dentro, poi spazzata via Abraham, la tocca per Pulisic, il pressing di Danilo che però viene fermato per aver commesso fallo e viene pure ammonito. 2 minuti e 43 secondi e ci abbiamo già il primo giallo per questo fallo su Pulisic. Che fallo tra l'altro probabilmente manco era, addirittura ammonito Danilo. Non ci posso credere, è pronto il Chelsea, la giocano dentro, Abraham, Rabiot, Alexandro, Dybala. La giochiamo subito su Arthur, Arthur che vuole la partenza da parte di Quadradone. Eccolo qua il pallone per Quadradone che poi stavo per uccellarlo, mannaggia la miseria. Tomori, la gioca su Aspiliqueta, il Chelsea, Ziyech, il pallone per poi Jorginho, ancora indietro per Tomori, il giro palla del Chelsea di Frankie Lampard, la palla in profondità, il colpo di testa che non riesce a Bonucci, attenzione Pulisic sul fondo, accelerazione del Chelsea e qui Pulisic in estirada a momenti in fila Buffon, andiamo a rivedere, imbeccato, ecco la strozzata proprio sta palla in mezzo alle gambe, nulla di fatto, meno male. Ripartiamo da Bonucci, giro palla, anzi da Rabiot, il tocco a cercare poi Alexandro, fa sportellate, tiene il pallone Alexandro, la palla poi dentro a cercare Ronaldo per Dybala, attenzione no per Bernardeschi, la mette dentro per Ronaldo, attenzione Ronaldo, qui si ferma, tocco indietro Alexandro, il cross, la palla arriva a Bern anticipato, ancora Alexandro dentro per Rabiot della France, deviazione, ma porca miseria ragazzi, e qui ci siamo andati vicini noi. Andiamo a rivedere, perché qui botta di Rabiot, deviazione e a momenti Bernardeschi si trova la porta sguarnita e il pallone per l'1-0. Calcio d'angolo per la Juve, è pronto Dybala alla battuta, attenzione, nono minuto, la mette in area di rigore Cristiano anticipato, poi attenzione Danilo, viene fermato, no questa è pericolosa, questa è brutta, la palla dentro per Pulisic che però la scazza, è in vantaggio Quadradone, meno male, è in vantaggio Quadradone, nuovo giro palla della Juventus, Rabiot la gioca su Alexandro, la Juventus in ampiezza qui, Bernardeschi dentro per Cristiano, si libera Cristiano, Cristiano! Estoy aquí! Ma che gol mi ha fatto! Che gol! Porca miseria ragazzi, che lecca sotto la traversa, rivediamo! Rivediamo il gol di Ronaldo! Prendila Caballero se ce la fai sta palla! Che gol ragazzi! 5! Rivediamo ancora, botta di Cristiano pazzesca! Pazzesca! 1-0 Juve e ovviamente Seu! Molto bene Ronaldo, secondo gol in due partite in UEFA Champions League. Porca miseria che gol figliuoli. Tomori e l'abbiamo sbloccata. Rudiger, porca miseria Dybala, Chilwell. Adesso Kanté. Era qualche minuto che comunque eravamo stabilmente. Attenzione Pedro, la mette dentro per Abraham. 1-1. Incredibile. Incredibile, incredibile, 1-1, quindicesimo, tutto da rifare. Vanificato l'Eurogol di Cristiano, 1-1 di Abraham. Dopo pochissimi minuti, giro palla del Chelsea, ripartenza e 1-1. E monta la carogna, e monta la carogna. Colloquiano Bonucci e Alexandro. Andiamo a rivedere. Sono andati per vie centrali. Ecco qua. Qui sbagliata l'uscita, sbagliatissima l'uscita di Bonucci che si perde Abraham per il pressing sul portatore di palla, eccolo qua, eccolo, uscita clamorosamente sbagliata, ma lì non mi ha fatto filtro neanche il centrocampo perché Bonucci si è trovato all'uno contro uno con Abraham e allora 1-1, tutto da rifare figliuoli, partita palpitante e ripartiamo, Bonucci. Miseria raga, no, è la modalità campione Ale, Alexandro, Ronaldo, fermato,
Il tocco ancora indietro, Rudiger, la pesca per Aspilicueta, Aspilicueta, il tocco per Pedro, il pressing di Rabiot, Ziyech, attenzione, ecco, questa è stata buona di uscita di Bonucci, non come prima. E allora Alessandro la gioca per Dybala, che qui viene fermato, attenzione perché è partito bene, Cuadradone in profondità, Cuadradone, Cuadradone, il cross anticipato il Berna, poi resta lì, ma che fa Bernardeschi, balla la palla, poi il colpo di testa da parte di Danilo, il tocco verso Chilwell, il pressing da parte di Cuadradone, allora Rudiger, palla in profondità, colpo di testa da parte di Chiellini, e allora Ronaldo mette in movimento Cuadradone che la perde, il tocco per Chilwell a cercare Tomori, il pallone ancora su Ziyech, il pressing Aspilicueta, il tocco per Pedro che semina Chiellini, la mette dentro Abraham, deviazione Bonucci, calcio d'angolo per il Chelsea, via via andiamo avanti via, non perdiamo tempo che già mi sta montando una carogna assurda perché ho preso un gol veramente, attenzione il cross, deviazione, a momenti ci facciamo autorete con Bonucci, primi 23 minuti horror da parte del Bonny, attenzione Ziyech, la mette in area di rigore, Rabiot bene, anticipa e poi allora possono ripartire ancora loro con Chilwell, il pressing da parte di Cuadradone che non riesce a recuperare la palla, allora attenzione Kanté, la mette dentro per Pulisic, Ziyech, Ziyech, la palla ancora indietro, Kanté, il giro palla, Cuadradone viene spostato, non è fallo, non è mai fallo lì per me, figurate, Rabiot, Pedro, attenzione dentro per Abraham, Buffon, Buffon è fuori gioco, tutto fermo, era fuori gioco, qui bravo Bonny a mettere in fuori gioco Abraham, la palla qui su Ronaldo, il colpo di testa che non riesce a Cristiano, allora Spilicueta, dai Dybala che ti è passato davanti con la palla, Chilwell, il tocco a cercare Rudiger, mazza che sofferenza figliuoli, il tocco per Tomori, ma non mollo, palla protetta, colpo di testa da parte di Bonucci, allora Abraham, Pulisic, il pressing che non, è, che non riesce, allora Kanté, semina Cuadradone, qui bravo Danilo nella copertura, possiamo ripartire, il tocco a cercare Cuadradone, troppo lungo, poi si scontra, ma la palla la tengono sempre loro, Danilo, Danilo è pure ammonito, cazzarola, attenzione Kanté, Kanté, ancora il pressing di Danilo, Pedro, il pressing di Rabiot de la France, ancora Rabiot de la France, Ziyech la mette dentro su Abraham, colpo di testa, bravo, da parte di Bonucci, allora Alessandro la mette dentro per Cristiano che la tocca indietro per Caballero, Caballero, la palla ancora in profondità, Rabiot la tocca dentro, attenzione Ronaldo perché è in fuori gioco, rientra Ziyech, Aspilicueta, il tocco per Pedro e la palla ancora in profondità, attenzione Bonucci ancora esce malissimo, il tiro, palo ancora clamoroso da parte di Abraham, niente, con Bonucci sbaglio sempre le uscite figliuoli, intanto c'è un mortificante 62% di possesso palla per il Chelsea, attenzione Bernardeschi, metti in movimento Alessandro, riparte la Juventus, Sandro contro Aspilicueta, potrebbe recuperarla Sandro, no la recupera Aspilicueta, allora Pedro, la palla per Abraham, qui bravo Chiellini, il tocco per Rabiot per vie centrali a cercare poi questa palla che, sulla quale addirittura se ne va via quello lì, attenzione bene ancora Rabiot, Rabiot è partito dentro Ronaldo, no look Ronaldo, Ronaldo si ferma, Ronaldo converge, Ronaldo il destro, pallonata clamorosa che colpisce chi era, forse quello lì, non lo so chi era, e allora riparte ancora Kanté, il tocco per Chilwell, il pressing di Cuadradone, Rudiger a cercare poi Ziyech, palla in profondità in anticipo Bonucci bene, allora Ronaldo la tocca su Alessandro, Alessandro ancora dentro per Cristiano, la palla ottima dentro per il Berna che però viene anticipato, Caballero la spazza via, Arthur Melo viene sovrastato, c'è però Bernardo
Bernardeschi, serve Quadradone, il tocco dentro per Artur Melo, la mette in profondità per Bernardeschi che c'ha un controllo palla semplicemente veramente scrauso. Qui la recuperiamo, attenzione il Berna, dentro questo pallone per Cristiano che però non ci arriva, troppo lungo. Aspiliqueta, il pressing di Alessandro, Tomori la gioca di qua e finisce il primo tempo 1-1. Tredicesimo Ronaldo, sedicesimo Abraham, ma è veramente complicata questa partita, veramente complicata, difficile. I numeri del primo tempo: possesso palla 60 Chelsea, 40 Juve, abbiamo fatto 3 tiri, 2 in porta, loro 4 tiri, 1 nello specchio, il gol del pareggio di Abraham, secondo tempo subito. Allora ragazzi, secondo tempo, faccio subito un cambio, fuori Bernardeschi, dentro Kulusevski. Il Berna non mi è piaciuto nel primo tempo e allora butto dentro Dejan Kulusevski per una partita veramente complicata che abbiamo sbloccato con un euro gol di Ronaldo, ma che poi ci siamo fatti subito raggiungere. Il tocco per Aspiliqueta che mette in movimento Ziyech, il pressing ottimo da parte di Rabiot, attenzione perché si butta dentro Dybala che però c'ha anche lui, ottimo Dybala, 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 Paolo Dybala, 47esimo Dybala Mask, Dybala Mask al secondo minuto del secondo tempo. La Hoja qui recupera un pallone in pressing offensivo e batte Caballero, andiamo a rivedere, qui sembrava persa questa palla, invece recupero palla dormita clamorosa da parte di Tomori che poi si mette le mani in faccia. Che cosa ho combinato, lesto Dybala, 2-1 Juve, colpisce il Dybala, clamoroso l'errore, ma qui bravo Dybala a battere Tomori con il sinistro, 2-1 Juve, bene così ragazzi. Dybala Mask, finalmente, finalmente, adesso cerchiamo di non farci pareggiare subito, andiamo a ripartire. Il tocco per Jorginho, serve Rudiger, la palla a cercare Ziyech, il pallone poi su Aspiliqueta, il pressing da parte di Alessandro, Tomori, chi è che ha fatto quella scazzata clamorosa? Ah no, Rudiger forse era Rudiger, il 2 è Rudiger che ha fatto quell'errore clamoroso. Abraham, colpo di testa da parte di Bonucci, e allora Artur Melo mette in movimento Kulusevski, la palla dentro a cercare Dybala che però viene sporcata, Rudiger, il tocco per Chilwell, a servire Kanté, ancora Pulisic, lo pizzica alla caviglia Artur Melo, Abraham, uccella, attenzione il cross, Buffon, andiamo a ripartire, Buffon mette poi in movimento Alessandro, riparte la Juventus, Sandro, il tocco per Kulusevski, allarga su Quadradone, è partito in profondità ancora Dybala, Dybala all'interno, Dybala all'interno, Caballero la spazza via, allora non anticipa Bonucci, allora attenzione Pulisic, 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 il tocco laterale a cercare Pedro, dentro ancora per Pulisic, deviazione, calcio d'angolo per il Chelsea, quando siamo al 55esimo, tutti in the box a difendere il vantaggio della Hoja, il vantaggio di Paolo Dybala che proietterebbe la Juve in testa al gruppo D della UEFA Champions League. Abbiamo rivisto l'occasione capitata sui piedi di Pulisic, calcio d'angolo per il Chelsea, forse la giocano vicino, ma io ci vado con Dybala, la giocano vicino, Chiellini tu dove vai? Attenzione, vediamo Ziyech, invece la crossa, la mette in area di rigore, Quadradone bravo, allora attenzione qua, il recupero palla, si scontrano, calcio di punizione per noi dovrebbe essere, vediamo, sì, punizione per noi, Arthur in anticipo, rivediamo, ecco qua, ostruzione da parte di questo qua, chi è? Dice non ho fatto nulla, vai a quel paese, calcio di punizione per la Juve, è pronto Buffon, 56, la palla in profondità, la spizza, cerca di spizzarla Ronaldo, il Dybala che colpisce ancora,
Allora, attenzione, Abraham, ancora Bonucci che mescazza clamorosamente, ma poi recupera bravo Artur Melo, la palla dentro, Dybala, Ronaldo, non riesce a servire Dybala perché è pressato. Allora Pulisic, il tocco per Abraham, qui Bonucci riesce a servire dentro Pulisic, Pulisic, rientra Chiellini, di mamma mia. E allora possiamo ripartire di qua con Rabiot che mette in movimento Alexandro, Sandro, Sandro, troppo tempo ha aspettato, ma la recupero con Rabiot della Fons che fa sportellate, fa reggere col fisico. Alexandro mette dentro per Ronaldo, la palla dentro per Kulusevski, 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 mamma mia sta palla col sinistro Dejan che non va tanto lontano dal palo alla sinistra di Caballero. Andiamo a rivedere qui, tenta il gol della vita veramente Dejan Kulusevski, che ha seguito bene qui l'azione. Che minuto è, che minuto è, che minuto è, 62, cambio, 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 cambi offline subito, gli ultimi due. Allora ragazzi, ultimi due cambi, fuori Bonucci perché vedete visibilmente ha affaticato, non ne aveva più, dentro Demiral, fuori Arthur, dentro Aaron Ramsey, gli ultimi due che chiaramente adesso però deve andare fuori sto pallone perché loro sono ripartiti. Allora Ziyech, la palla a cercare, attenzione Tomori, Tomori, il pressing di Rabiot, allora il giro palla ancora del Chelsea, la palla a cercare poi Pedro, la mette dentro Abraham, Abraham, attenzione Semina Bonucci, il tiro Buffon, Buffon fermo di ghiaccio, il tocco indietro Danilo Kulusevski, quadradone, fallo, fallo. E adesso arrivano i cambi, adesso arrivano gli ultimi due cambi per noi qui, ostruzione su quadradone, andiamo avanti, due cambi effettuati, calcio di punizione, eccoli qua. Adesso in sovraimpressione, la palla al limite dell'area, Kulusevski anticipato, Ramsey mette in movimento quadradone, dentro la palla, attenzione per Dybala che viene anticipato, mamma mia come ti entrano sulle caviglie, attenzione qui Demiral, ottima la lettura su Abraham. Allora quadradone, l'esterno sbagliato, Demiral la gioca in profondità, Kanté, dovevo farla andare fuori quella palla, Rudiger, il tocco ancora indietro, l'1-2, Rudiger, il pallone a cercare Chilwell, il pallone per Kanté, il pressing di Ramsey, la palla che va fuori, la palla che va fuori, 70 sul cronometro e siamo avanti figliuoli, con grande sofferenza, una partita complicatissima. Kulusevski la mette dentro per Ronaldo che viene fermato, poi probabilmente era fallo per loro, Ronaldo che finisce a terra, si rialza, adesso il tocco verso Chilwell, la palla a cercare Pulisic, attenzione qui non riusciamo ad intervenire, Kanté, Kulusevski non riesce a recuperare, allora Chilwell, il pressing di quadradone, bravo quadradone che qui con il piedone sinistro da concede la touche come dice quel solone di Pardo, attenzione qui Pedro, Pedro la sbagliano, il tiro sul fondo da parte di Pulisic, bisogna soffrire, bisogna stringere i denti, bisogna serrare i ranghi e portare a casa questa vittoria. Dimmi Dudu, dimmi Dudu, dimmi, è dura Dudu, eh? Eh? Palla, sì, è andata fuori la palla, Buffon la gioca su Ronaldo, non riesce ancora a fare a sportellate, Rudiger per Jorginho, il tocco a cercare poi, ottimo, no è punizione, o frustruzione, dai, ammonisci pure Rabiot, dai, ammonisci pure Rabiot che così poi dopo le dico tutte, le smadonne oggi, calcio di punizione per il Chelsea, Ziyech la gioca al limite, colpo di testa da parte di Chiellini, allora Kulusevski cerca Dybala ma non arriva a sto pallone, ma comunque lo recuperiamo, allora attenzione perché c'è Dybala, ottimo il lavoro di Dybala qui, ma non c'è fallo, maledetto Tomori, Ronaldo la tocca, facilita il recupero palla da parte di Rabiot che poi cerca Alexandro che la tiene in campo, bravo Alex ed anche Saltro, Kulusevski dentro per Ronaldo che la mette indietro e c'è una parata pazzesca su Dybala. Che ho detto? Salto. Ma che ne so Alessandro, sto a capire niente.
Mamma mia, che occasione per andare sul 3-1, figliuoli. Grande parata di Caballero che tiene ancora in partita il Chelsea. Calcio d'angolo, è pronto Dybala. La mette in area di rigore. Dejan! Traversa clamorosa di Kulusevski, che negli inserimenti è maestro, figliuoli. Ma porca miseria, attenzione adesso perché la possiamo recuperare. Dai Quadradone, pressa Quadradone. La spazzano via. Il colpo di testa di Rabiot. Allora Dybala, Dybala, cerca Ronaldo, 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 alto! Mamma mia signore, voglio vedere quando è andata fuori sta palla. Che c'è Dudu? Dudu alla tosse, data del traverso, probabilmente un po' d'acqua. Rivediamo Ronaldo, vediamo un po'. Mamma mia sta palla, carezza all'incrocio, in alto a sinistra. Ronaldo vicino al secondo Eurogol di serata. Riparte Caballero, il tocchio per Tomori. Tomori, che cazzo è? Rudiger la allarga, eh? Chilwell, che dici Ale? Ah, pensavo che dicevi a me. Kanté. Cristiano è il nostro re. La palla in profondità, il colpo di testa da parte di Demiral. Allora Kulusevski, dai che possiamo ripartire. Dybala tiene questo pallone, mette in movimento Quadradone. Quadradone dentro per ancora Dybala. Dybala la tocca, qui fa il velo Kulusevski. Ramsey, no. Allora Rabiot, bene per Ramsey. Attenzione Ramsey, Ramsey, il tiro sul fondo. Ca miseria, 86, dai che mancano 4 minuti. Forza Juve, fino alla fine. Soffriamo tutti insieme nella modalità campione. Comunque ragazzi, partite che veramente ti gusti, perché per vincerle devi letteralmente sputare sangue. Oh, te le devi guadagnare. Bravo Ale, bravissimo. Bravissimo Ale, hai usato il termine giusto. Attenzione Pedro, il pressing di Chiellini, no, è punizione. È vero, in fondo Ale è il mio vice allenatore, vero? Esatto, va bene. Calcio di punizione per il Chelsea, vice allenatore Ronaldo che aiuta dietro. Attenzione Ziyech, la gioca però vicino. Allora Jorginho, Adrien Rabiot della France, che poi non riesce ad intervenire. Attenzione Pedro, Pedro Chiellini. Che fallo da parte di Abraham. Macellaio, Quadradone. Mette in movimento Ramsey. Vuole la corsa da parte di Dybala che però la perde. Allora Abraham, no, no, non ti aprire così. Il tiro, palo clamoroso ancora. Mamma mia, il cross, Kulusevski addirittura. Possiamo ripartire. Dybala tiene questo pallone, serve in profondità Ramsey, stop and go, la palla a cercare poi dall'altra parte Alessandro, dentro per Ronaldo, dentro per Kulusevski, la palla dentro per Quadradone, il tocco, Dejan! Kulusevski! Game over allo Stadium! E questa è stata una grande Juve, grande partita del Postman. 92esimo, Kulusevski fa il 3-1 e chiude questa difficilissima partita con il Chelsea. Che ripartenza ragazzi, guardate Ronaldo, Kulusevski, Quadradone, Kulusevski destro all'incrocio dei pali, imparabile per Caballero. 3-1 Juve, che partita figliuoli. Che gol Kulusevski ragazzi, che gol di destro, e poi Kulu esulta così col binocolo ad abbracciare Quadradone che gli ha dato il pallone del 4-1, del 3-1 scusate. Che partita ragazzi, che partita, è successo di tutto, pali, traverse, mamma mia, parate. Oh, attenzione, attenzione perché potremmo ancora infierire. Tomori, qui la tocca indietro Rudiger, ma finisce qui. Juventus batte Chelsea 3-1, Ronaldo, Dybala, Kulusevski, Abraham per il loro momentaneo pareggio, e voliamo in vetta al gruppo D della UEFA Champions League. Andiamo a vedere i numeri, poi chiudo il file Ale. Eccoli qua i numeri di fine partita, possesso palla 59 per il Chelsea, 41 per la Juve. I, i tiri dai Ale, veloce. Sì, ho 3 in porta. Allora chiudiamo il file. Mamma mia ragazzi, è stata una partita incredibile. Migliori in campo Dybala, Ronaldo,
7,5 a Kulusevski, ci sta tutto, e prende 7 anche Abraham. Andiamo avanti ed ecco qua i risultati della Champions, e chiudiamo qui questo episodio. Juventus 6 punti in vetta, Chelsea e Valencia 3, Copenaghen 0 punti. È tutto per questo episodio, a domani con il pronostico PES di Juventus Hellas Verona. Chi saluti? Io saluto Carmen, Nicolò, Danny, fino alla fine, tutti gli altri, tutti quelli che seguono questa serie. Mi fa piacere che la seguiate, e chiaramente noi. Oh. Veloce. Sì, e non mi ricordo chi era nel video post Chelsea, post Dinamo Kiev Juve, adesso non mi ricordo, lo saluteremo nei prossimi episodi. Ciao a tutti, a domani, grande episodio, a domani, con il pronostico PES di Juventus Hellas Verona, e come sempre, fino alla fine, vamos Juve! Ciao a tutti, a domani!